inizio sempre, no? Però di cose belle e di cose nuove. Oh no? Sì, certo. Ma che gioia, mamma mia. Per esempio sta faccia pesa. Andiamo anche. E vuoi lasciare la casa, festeggiare. Fammi un altro piacere, diamo il marito. Allora, ti capo solo la fila. Mi conoscete? Sì. Possiamo o attendiamo? Non lo so, pace e pausa. No, è sentito. No, ah, eccolo qua. Ecco il tuo. Eccolo qua. È lei. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Dio, che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione, sia con tutti voi. Con il tuo Spirito. Questo è un momento molto importante, perché attraverso questo gesto di benedizione noi ricordiamo la dignità del lavoro che il Signore ha conferito quando ha dato all'uomo il compito di dominare il creato. Una dignità molto bella, molto profonda, che è stata vissuta anche da Gesù in persona nella bottega di Nazareth, quando ha lavorato in legno come falegname insieme con San Giuseppe. E di conseguenza, ecco, attraverso il lavoro Dio ci associa all'esercizio della carità. Ogni esercizio commerciale deve essere esercizio di carità, accoglienza, rispetto delle persone, relazione profonda che si instaura. Nello stesso tempo, ecco, trasmettere i valori belli della vita. E allora con questi sentimenti ci rivolgiamo al Signore pregando insieme e dicendo: guida l'opera delle nostre mani. Guida l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle a servizio del progresso umano. Noi ti preghiamo. Guida l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che hai voluto come artigiano nella bottega di Nazareth il tuo Figlio fatto uomo per noi. Noi ti preghiamo. Guida l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che in Cristo Gesù, divino operaio, hai dato un senso nuovo alla fatica umana, noi ti preghiamo. Guida l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che nella tua provvidenza ci chiami a finalizzare le conquiste tecniche allo sviluppo integrale della umanità, noi ti preghiamo. Guida l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci aiuti a trasformare il lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di fraternità e di giustizia sociale, noi ti preghiamo. Guida l'opera delle nostre mani. E affidiamo le intenzioni del cuore al Padre con le parole che Gesù ci ha consegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dio, creatore e Padre, che hai affidato la terra e i suoi frutti alle mani dell'uomo, perché mediante il lavoro si faccia strumento della tua provvidenza, benedici quanti usufruiscono come esercenti o acquirenti di questo servizio. Fa che osservino sempre la giustizia e la carità e così concorrano al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen. Nel nome del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Auguri, in bocca al lupo.